Allora, siamo con Mr. Ferro. Allora, Mr. è una partita che si è terminata con tutti i giocatori, l'ultimo tempo, poi della partita, anche se non è vero, ma non c'è la situazione. Il giocatore è più di una partita, ma che sembrava abbastanza netto a favore della Venezia. Che posso dire su quello che fa l'arbitro? Non mi va mai di commentare, però noi abbiamo subito il suo rigore, non so se era dubbio, se era spalla, se era braccio, comunque il discorso è che noi sull'1-0 abbiamo sbagliato il gol del 2-0 e là chiude un attimino la partita. Quindi poi se l'arbitro non c'è il rigore non posso fare nulla. Dopo quel rigore si è innervosita la squadra un attimino? Si è un pochettino innervosita e ci siamo schiacciati un po' troppo, cosa che non dovevamo fare, mi sono sgolato tutta la partita, soprattutto alla fine del primo tempo e poi per tutto il secondo tempo era una delle cose che non dovevamo fare. Non ci siamo riusciti, diciamo, la cosa che ha un pochettino fatto la partita è stato quello di non aver raddoppiato. Subito dopo l'episodio di Occhiuto, sì, dopo che non si chiama un rigore a noi, un rigore a loro, si complicano le partite in questo modo. Era uno sport a cui giocavamo con il direttore sportivo per lasciarci nella classifica, poi un attimino ci rivede risucchiati indietro, va bene che ci aspetta guarda. Una partita molto dura, con la Lamezia, sì. Sì, sì, un campionato difficile, quello di Lamezia domenica sarà una partita tosta, sì. Però ci dobbiamo provare. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie.